Questa è una delle bande più vecchie della Bergamasca, ma proprio per questa ragione che durante il periodo della guerra è sempre stata attiva. E c'è stato un grande ricambio generazionale negli ultimi anni, anche se stiamo soffrendo molto l'assenza di giovani durante i corsi allievi. Traguardo da record per la banda musicale di Leffe, fondata nel 1889 da Francesco Pezzoli ed ora diretta da Oscar Gelmi. 120 anni di note ed una passione che ha attraversato con entusiasmo più generazioni di leffesi. Gente da sempre predisposta alla musica d'insieme, al punto che in paese sono attive anche altre formazioni musicali come la garibaldina, la mandolinistica e i suonatori di campanine. Per festeggiare l'importante compleanno, la banda ha dato appuntamento ai suoi concittadini questo venerdì sera in piazzetta Servalli, deliziandoli con un originale adattamento per banda e voci soliste dell'opera lirica La Traviata. E intanto già pensa agli appuntamenti futuri, con puntate anche in repertori non esclusivamente bandistici. Noi abbiamo già in cantiere un progetto commissionato a un compositore bresciano, Corrado Guarino, un progetto che vuole essere un omaggio a Fabrizio De André con un cantante, e questo appuntamento dovrà essere presentato nell'occasione della Festa della Madonnina il 23 di marzo. Un invito a partecipare anche perché qui si parla di canzone d'autore, si parla di testi poetici, si parla di un contesto bandistico scritto su misura che dovrebbe essere un'opportunità per noi per migliorare e soprattutto per la gente per ascoltare un De André in versione un po', diciamo, bandistica.